Calma, aspetta a stappare la bottiglia, siamo più forti, siamo superiori, si va lì in 6 da 4. Calma, hanno giocato tutti i titolari contro il Real, è vero, ed anche non solo hanno giocato tutti i titolari, ma anche a ritmi molto, ma molto alti. Vogliamo spaccare il capello in 4, ragazzi? A livello calcistico ci piace spaccare il capello in 4, no? Lo vogliamo spaccare? Spacchiamolo, è vero, hanno giocato tutti i titolari contro il Real Madrid. Io ho rivisto la partita, l'ho vista tutta Napoli, il Real Madrid e Napoli, e a ritmi ben sostenuti. Dunque, Napoli non ha fatto una figuraccia, tra l'altro, contro il Real Madrid, ma quello che ti voglio dire io conta anche l'età, perché noi, e poi ti dico cosa farei io stasera e ti dico cosa mi sta frullando nella testa. Ragazzi, io non ho la verità in tasca, sono un tifoso come voi, non sono nemmeno uno youtuber, ma io ho un'idea in testa e poi dopo la voglio condividere con voi. Torna Osimhen titolare, Politano e Kvaratskhelia. Sono tre giocatori che saltano l'uomo e che sono veloci e sono molto, ma molto pericolosi. Te lo ripeto, perché saltano l'uomo e gestiscono benissimo la palla in velocità e sono quella tipologia di attaccanti che noi soffriamo tantissimo, gente rapida, forte e tecnica. Per assurdo, Acerbi ha marcato dei signori attaccanti e non gli ha fatto vedere palla, ma se trova uno piccolino, rapido e veloce, Acerbi va in difficoltà. Vi voglio rispolverare un ricordo di Koné della Fiorentina l'anno scorso, che Koné sullo scatto gli dà 10 metri, perché Acerbi è un grande difensore, ma non lo devi togliere da centrale, secondo me, non lo puoi mettere braccetto, non ha il passo, non ha l'esplosività per fare braccetto, perché lui lì è costretto a giocare solo ed esclusivamente di posizionamento, non può andare a prendere l'attaccante in campo aperto, ma lo deve aspettare, perché altrimenti in velocità, soprattutto da Politano, viene raddoppiato. Ecco perché io lì farei giocare Carlos Augusto braccetto, perché Carlos Augusto sa giocare braccetto e sa giocarci anche molto bene in quel ruolo là. Lascerei Acerbi al centro della difesa e a destra metterei Darmian. Quando, siccome ragazzi sto sentendo dire, ma loro hanno giocato tutti i titolari, ho capito, noi abbiamo riposato, però c'è il signor Acerbi che ha 36 anni, va per i 36 anni. Sommer ha 35 anni, i portieri lasciamo perdere. Il signor Matteo Darmian dell'89 va per i 35 anni, se la matematica non è un'opinione. Il signor De Vrij a febbraio fa 32 anni, quindi in tre i difensori dell'Inter, senza contare il portiere, hanno più di un secolo. Di cosa stiamo ragionando? Conta anche l'età nello sport, perché in base all'età puoi gestire i tempi di recupero. Un conto è un tempo, i tempi di, un conto sono i tempi di recupero di un 35enne, un conto sono i tempi di recupero di un 28enne, di un 30enne. Se bisogna dirla tutta, diciamola tutta. Hanno giocato tutti i titolari. Ok, a ritmi alti, va bene. Sono d'accordo con te. I nostri hanno riposato, ho capito, ma i nostri e ci hanno 100 anni in tre, ragazzi. Io sono molto preoccupato, cioè sono molto preoccupato, rispetto di tutti, ma ho paura di nessuno. A me quello che preoccupa sono le fasce, sono gli esterni, dove Kvaratskhelia è un animale, un giocatore fortissimo. Tra l'altro era in mano all'Inter, costava 10 milioni, ma il cinese non aveva 10 milioni. Cose dette da Ausilio, attenzione, non per dare addosso ai cinesi. Detto da Ausilio, ce l'avevo in mano, 10 milioni. Kvaratskhelia, mi dissero di no. Di là c'è Politano, no? Ma che Politano è un grandissimo rompicoglioni sulla fascia, perché Politano è un moto perpetuo, corre, continua, va, salta sempre l'uomo, cerca sempre di saltare l'uomo, di creare superiorità numerica, si accentra si sposta nel centro sempre per andare sul sinistro e ha un bel piede. Sono pericolosi sulle fasce ed è lì che mi preoccupano a me. Ed è lì che sono preoccupato, perché sono veloci, sono forti e sono tecnici. Poi a centrocampo hanno un Lobotka che comunque è un bel giocatore, hanno Anguissa, che è un giocatore che a me piace tantissimo, per dirti, Anguissa è la tipologia di calciatore che mancherebbe nel centrocampo dell'Inter, perché nel centrocampo dell'Inter, io l'ho sempre detto, ma anche tanti di voi lo dicono, manca fisicità.
Non puoi giocare contro i piccolini perché poi, soprattutto in determinate partite, ti serve anche un po' di fisicità abbinata alla quantità e alla qualità. Ed Anguissa ce l'ha. Guarda che rima ti ho fatto. Non lo so dov'è il cinese. Anzi, lo so, ma non te lo dico. Facciamo così. Quindi, vedo stappare troppe bottiglie, siamo più forti, si va lì, chi se ne dà tre, calma, 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 perché qui dietro vincono tutti. E ti dirò anche un'altra cosa, il pareggio serve a poco stasera, perché qui ora, io te lo dico, qui ora bisogna lanciare un messaggio forte. Perché questa gente ci rincorreva, ha preso coraggio. La Juve e il Milan stanno prendendo coraggio. Noi stasera bisogna lanciare un messaggio forte, rischiare a costo di perdere, ma bisogna vincere, cercare di vincere a Napoli. Perché dietro sono tutti con il fiato sul collo. A parte quelli che ci sono avanti di un punto. Io quelli lì li reputo i più pericolosi in assoluto da inizio campionato, non solo per il centenario della famiglia Agnelli. Ma qui stasera bisogna lanciare un messaggio forte. Pareggio, nulla pareggio, o vittoria o sconfitta. Ciao, Inter.